Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, passando, vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo. Egli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Un saluto a tutti da Don Andrea Buffoli. Nel Vangelo di oggi, secondo Matteo, abbiamo ascoltato una scena di chiamata. Spesso Gesù nel Vangelo, soprattutto nei primi capitoli dei quattro Vangeli, chiama gli apostoli. E qui in particolare la vocazione di Levi, di Matteo. È Gesù che volge lo sguardo alla sua vita in un momento particolare. L'evangelista Matteo sottolinea: seduto al banco delle imposte, là dove tutti lo criticavano, là dove tutti lo chiamavano peccatore. Ecco, Gesù nel momento, se vogliamo, più buio, nel momento che dal nostro lato vedremo come il più disdicevole, ecco, Gesù in quel momento lì chiama. Gesù chiama noi in qualunque momento della nostra vita, e tante volte noi pensiamo che nei momenti più difficili non ci sia la chiamata del Signore, che il Signore addirittura sia altrove. Questo Vangelo ci ricorda che Gesù chiama in ogni momento. Gesù abita tutto di noi e Gesù abita sempre con noi. In questi giorni che stiamo contemplando anche Maria, proprio perché ci stiamo avvicinando ormai alle feste di Maria nella nostra diocesi, e parliamo spesso del cammino di Gesù come anche del cammino di Maria, ci ricordiamo davvero che Gesù non ha paura di camminare con noi e di illuminarci, visitarci, incontrarci lì nella nostra vita più quotidiana, più feriale, così come l'esempio di Matteo. Gli viene rivolta una parola: seguimi. Questa parola lo fa alzare, potremmo dire lo fa risorgere, e lo rinnova, lo trasfigura, tant'è vero che poi si siede a tavola con Gesù. Dall'incontro scaturisce la tavola, dall'incontro scaturisce la condivisione. È proprio bello se le nostre comunità cristiane, ascoltando la parola, incontrando Gesù, si sentano spontaneamente invitate a sedersi intorno alla stessa mensa e da lì a porre momenti di condivisione nuovi. Ne hanno bisogno le nostre comunità, ma ne ha un gran bisogno il nostro mondo, soprattutto in questi tempi così difficili. E chiediamo anche tutto questo per intercessione di Maria, che veneriamo Nostra Signora dell'Orto e Nostra Signora di Montallegro. Proprio domani, 2 luglio, sarà il giorno più solenne della festa, in cui contempliamo l'apparizione e la manifestazione di Maria a Rapallo e a Chiavari. Non abbiamo paura di partecipare tutti insieme a questi giorni di festa, secondo le varie modalità che ci sono proposte, proprio per dire il nostro cuore, orientato come Maria, a seguire il Signore nelle strade del mondo. Arrivederci, a domani.